Ciao e benvenuto nel tuo primo film horror. Grazie, ma non potevo stare dentro una commedia. Devi andare in vacanza. Quale tra queste location scegli? A. Una baita in montagna isolata dal resto del mondo, dove sono scomparse numerose persone nel corso degli anni. B. Una villa semidiroccata dove viveva un serial killer. C. Una casa di campagna nel mezzo del nulla, costruita sopra un cimitero. D. Una gita in un ospedale psichiatrico abbandonato. Vabbè, sinceramente pensavo a una cosa tipo Rimini. Ok, vada per la casa costruita sopra un cimitero. No, dai, oh. Sei appena arrivato e decidi di farti una bella doccia. Vabbè, non posso iniziare a dare un'occhiata in giro prima. Una doccia, ho detto. Ma scopri che dai rubinetti non esce acqua, bensì sangue. Ok, è arrivato il momento di andarmene, penso. Ma tu ti ripeti che è solo un problema delle tubature e ti prepari per la notte. Ma non me ne posso andare tipo in albergo, no, eh? No, nel cuore della notte senti dei rumori in cantina e vai a controllare. Ma non ci penso nemmeno. Vai a controllare in vestaglia. Ma c'ho freddo solo in vestaglia. Mentre scendi le scale, qualcosa ti afferra al piede. Ecco qua, ma abbatto proprio. Assolutamente no. Continui a scendere per scoprire la causa del rumore. In cantina c'è una bambola posata su di un dondolo che si muove. Ma io gli do fuoco. Non se ne parla, la porti in camera. Sta roba. Ma io ti saluto proprio, ma me ne vado a Rimini. Ma c'è una bala. No, ma come... Ma te ne vai? No, dai! Torna qui! Oh. Dopo l'agghiacciante Miseria non deve morire del principe del terrore, Stefano Re, giunge un altro racconto da brivido. Lilletta non si deve muovere! Ma muovere per niente, eh? Aiuto! Io vorrei andare a fare la pipì almeno, ma niente, vabbè, morirò così.